sicurezza. Lei ha detto che diciamo, creare le zone rosse per contenere il contagio è una delle pochissime cose che funziona di sicuro, giusto? Questa è la prima cosa che le chiedo conferma. Come le sembra questo dibattito italiano? Potrebbe insegnarvi qualcosa in Francia? E lei ha detto che il nuovo fronte arriverà presto dall'Africa. Perché? Allora, in termini, quando siamo in una situazione epidemica in cui ci sono pochi focolai e con pochi casi, è indispensabile isolare queste zone in maniera tale da evitare che il contagio si propaghi ad altre zone geografiche. Minore il numero di zone geografiche su cui dobbiamo mettere risorse per tracciare i contatti, metterli in isolamento, testarli e limitare quindi poi la propagazione, e ovviamente meglio è. Questa è la situazione che stiamo vivendo in questo momento in Francia, in cui ci sono pochi focolai e quindi sono sorvegliati in questo modo. La Francia stessa sta chiudendo le scuole in questi comuni. Attenzione, mancanza di evidenza sull'impatto del coronavirus in questione non significa che non funzionerà, significa che non sappiamo quanto e come possa funzionare. Sicuramente diminuisce in media il numero di contatti tra le persone, quindi sarà utile. Allo stesso tempo, però, nel momento in cui il focolaio diventa grande e si espande su regioni intere, si deve anche cambiare il tipo di interventi. Quindi gli interventi sono non più legati al caso e basati sul caso e sul tracciamento delle catene, ma diventano degli interventi che sono raccomandati per tutta la popolazione. È una mitigazione. Quello che noi sappiamo che ha funzionato in Cina sta funzionando, perché ancora non è finito. Dopo un mese e mezzo di implementazione è chiusura delle scuole e drastica quarantena, isolamento, chiusura dei posti di lavoro. Chiaro. Chiaramente noi nessuno pensa che questo possa essere messo in atto in Europa. L'Africa, noi abbiamo avuto un punto rapida di osservazione particolare per questo continente, perché chiaramente le infrastrutture del continente sono in condizioni molto più deboli rispetto a quelle europee. E se noi vediamo già cosa sta succedendo appunto in zone italiane dove il sistema sanitario funziona benissimo, possiamo soltanto immaginare che tipo di emergenza ci possa essere nel continente africano. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché appunto mentre le nostre scuole, anche le